ascoltato Nicola Molteni, parleremo di immigrazione, ma ci saranno anche altri temi relativi ovviamente all'Europa e poi anche temi di carattere nazionale, ma di questo parlerà ovviamente il nostro segretario federale. E, questa conferenza stampa è soprattutto relativa a quello che sta succedendo, accadendo in questi ultimi giorni. Modo e che peraltro vengono anche prese a qualche chilometro dalle coste, quindi noi denunciamo questa situazione, diciamo no, continueremo la nostra battaglia perché noi siamo per un controllo dell'immigrazione, siamo perché... delle tematiche che stava adesso denunciando Massimo. Attenzione, sta emergendo tentativo da parte anche di questo governo, dopo il governo Letta e ancora prima il governo Monti, ma anche in quella politica che mira allo smantellamento totale e assoluto delle politiche di sicurezza del paese. Noi siamo preoccupati e siamo anche fortemente, passatemi il termine, incazzati per quello che sta accadendo. Massimo Bitonci, che tanta paura fa a Bruxelles, quindi un'alleanza che si basa non solo sul futuro senza euro, ma su un futuro con confini che sono confini e con un'immigrazione controllata, regolata e contingentata. A livello interno proporremo, non dico presenteremo, ma proporremo alla Camera dei Deputati una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.